Allora, eccomi di nuovo qua. Nell'altro video, spero di riuscirlo a caricare, vi facevo vedere la review di questo della palette che ho detto Zoeva all'inizio del video, ma non c'entra niente la Zoeva. E la review la palette è della Frolien, qui c'è il logo, il loro logo della Frolien, anche perché non credo che la Zoeva faccia la palette 120. Non credo. Vi faccio vedere alcuni acquistini che ho fatto la scorsa settimana. Ho acquistato questo che è la base rinforzante, magari sto ferma. La base rinforzante, cioè la base coat e indurente per unghie della Rimmel London Stronger. Il colore spero che riusciate a vederlo. È un rosa con dei micro brillantini. Ma proprio minuscoli, perché è anche illuminante. Qua dice che ha arricchito con particelle di diamante e calcio. Usalo come base o come fissa smalto, che poi non è la stessa cosa, non lo so. Forse perché sì, credo che sia la base va sotto e il fissa smalto va sopra. Non lo so, vabbè, lasciamo stare. Quindi ha tipo dei micro brillantini color oro. Sì, direi oro. Questa base è molto buona. Io allora, lo smalto che ho messo, non guardate come l'ho messo, ma è questo. E l'ho passato. Allora, queste sono. Ho messo la base, due passate di smalto. Perché lo volevo più intenso, ma non perché realmente ci fosse bisogno. E di nuovo la base, quindi per fissare lo smalto, diciamo per usarla come fissa smalto sopra, per dare anche un po' di più lucentezza, anche se lo smalto era lucente già di suo. E questo l'ho messo. L'ho messo sabato. Sì, sabato. E allora, considerando che io finora il top coat che ho usato, che ho utilizzato fino ad ora, che adesso ho perso misteriosamente, lo usavo anche come base, solo che mi sono accorta che non l'ho usato tante volte come base. Le due volte che l'ho usato con la base, due o tre volte, come base, usando il top coat che va sopra l'unghia dopo lo smalto, come base, lo smalto se ne andava prima. Quindi. Lasciamo stare, non l'ho più usato come base, l'ho usato solo come top coat, solo che mi sono resa conto che non funzionava, non lo so, non mi fissava lo smalto così tanto. E allora comunque ho lasciato stare, siccome mi serviva comunque una base fissante e un rinforzante per unghie perché ne avevo veramente bisogno, allora ho acquistato questo che è costato 7 euro. Al supermercato. Allora, è di 12, la quantità è 12 ml e scade in 24 mesi. Fabbricato in Spagna se vi interessa. A quanto pare Rimmel London fabbrica in Spagna. E questo smalto quindi l'ho fatto sabato o domenica, non ricordo. Quindi sono 2 o 3 giorni. E fidatevi, per me 2 o 3 giorni tenere lo smalto ancora così. Intatto e tanto perché a me vanno via subito gli smalti, proprio si rompono, si sfaldano le unghie, un casino ragazze. Se vi interessa lo smalto che ho usato è uno smaltino di quelli piccolini della Mavala, questo qua, questo qui è il numero 78 Tobago, si chiama Tobago. Allora è una quantità molto piccola, 5 ml. E costano questi della Mavala, costano sugli 8 euro, quindi per 5 ml 8 euro sono un po' carucci, però sono buoni, essere buoni sono buoni, ed è questo colore, e allora è Nail Color Pearl, appunto perché ha questi micro brillantini. Poi ho anche questo della Mavala che è lilla, però non mi piace affatto. E un altro grigio che mi piace ancora di meno. Infatti questi erano di mia mamma, però lei non ne usa. Poi ho acquistato questa crema. Allora, è la Nivea Angel Star Soft Soufflé Corpo al profumo Hot Crush Lampone. Cioè, lampone disegnato qua. Ed è veramente buono. Ragazzi, scusate. Devo controllare se stavo continuando a registrare. Ed ha un profumo meraviglioso, ragazze, ve lo assicuro. È la linea quella
più giovane. Allora, intanto non è una crema normale, Dio, ma è appunto una mousse, se voi vedete come si stacca tipo a pezzi, più compatta, ed ha un profumo meraviglioso, veramente bellissimo, lascia la pelle piuttosto idratata. Io sono rimasta piacevolmente soddisfatta da questa crema, molto molto buona. Stavo aspettando di comprarne un'altra dell'Avon, però ho preferito intanto acquistare questa, tanto mi trovo meglio con la confezione così, perché c'è anche della stessa linea la crema fluida, non crema soufflé. Solo che io con le creme fluide, lo so che sono più igieniche con la scatolina normale, insomma, quella che si spreme e esce la crema, sono più scomoda io con quelle creme. Io preferisco queste perché le consumo più in fretta e soprattutto perché riesco a utilizzarle meglio, soprattutto in estate. E quindi preferisco queste, e poi questa mi sembra molto più leggera rispetto a quelle che ho avuto io fino adesso. E ve la consiglio. A me era in offerta ed era 3,19 euro, ma comunque non credo che sia più di 4 euro e qualcosa, quindi il prezzo non è alto. Allora, sono 200 ml ed è 12 mesi la quantità, ma io finirò molto prima. E della stessa linea ho acquistato anche il deodorante, che è sempre Hot Crush, è una profumazione glam per un effetto wow, dura 24 ore, vero? Senza alcol, non mi sembra vero neppure questo. Oddio, infatti. Uno degli ultimi prove è benzil alcol. Voi sapete cos'è? Non lo so, comunque non ci credo che senza alcol. Però l'odore è buonissimo, anche la confezione. Devo dire che il packaging ha attirato la mia attenzione, è stato questo ad attirare la mia attenzione, anche se non l'avrei comprata se non avesse... volevo una crema che avesse un profumo di fragole, perché arrivando l'estate mi piacciono. C'è anche quella dell'Avon, che adesso acquisterò, fragole e panna, ve la consiglio, in offerta 3,50 per ora. Fragole e guava, scusate, quella allo yogurt. Comunque, appunto per il profumo mi ha attirato. E questa è costata invece in offerta sempre era 1,79 euro, credo che sia un po' di più, sui 3 euro questo, qualcosa, non lo so, non lo so dire. Allora, questa è molto buona, anche se devo dire che mi sono trovata meglio con il mio deodorante, che era il oddio, credo che sia quello della Neutro Roberts Intensive Beauty, non ne sono sicura, secondo me metto un fumettino da qualche parte se non mi dovessi sbagliare. E niente ragazze, questa era la piccolissima review di questi tre prodottini. Spero vi sia stata utile. Un bacio, a presto.